Il Lanciano non va oltre l'1-1 a Paglieta e non riesce ad allungare ancora ulteriormente le distanze dalle inseguitrici. Numerosa la presenza di sostenitori frentani al seguito, molti dei quali restano fuori dall'impianto sportivo a causa della scelta di mettere inizialmente il prezzo del biglietto ad 8 euro per poi portarla a 5 euro. La coerenza comunque dei tifosi frentani è quella di rimanere fuori dall'impianto sportivo. Queste le azioni salienti. Quinto minuto, ci prova Quintiliani, il suo tiro viene stoppato. Al settimo la conclusione di Bosco del Paglieta. Quattordicesimo, cross di Boccanera con la palla al centro dell'area per Tarquini che in girata spara alto sullo specchio della porta. Sedicesimo, il turno di Natalini dalla distanza non va. Diciassettesimo, ci prova Di Gennaro dagli sviluppi di un corner. Ventiquattresimo, punizione morbida di Quintiliani per Di Gennaro. Conclusione fuori. Al 31esimo Di Gennaro pecca di eccesso di altruismo, ma non va. Occasionissima per sbloccare la sfida per i colori rossoneri. 33esimo, il turno di Petrone, questa volta in area di rigore, il tiro però va fuori. 43esimo, ci prova Sardella, palla che fa la barba alla trasversale. 44esimo, si rivede il Paglieta con una discesa di Bosco, Di Vincenzo smanaccia fuori dalla linea di porta. La ripresa all'11esimo è pericoloso, il Lanciano con un calcio di punizione. Al 13esimo ci prova Sardella ma spara su Cinalli. Al 15esimo arriva il vantaggio rossonero sfruttato alla perfezione da Petrone che segue bene l'azione. 21esimo, il Lanciano ci prova ancora con Tarquini ma l'azione e il tiro dell'attaccante frentano è telefonato. Al 22esimo un'indecisione di Di Vincenzo con un errore macroscopico che poteva costare troppo caro al Lanciano. 23esimo, ancora un calcio d'angolo della squadra frentana con il colpo di testa di Di Gennaro ma non va. 41esimo, ancora pericoloso il Lanciano con un'azione tra Cianci e Quintiliani, la conclusione di Di Gennaro che però non è efficace. Al 43esimo arriva il tiro della domenica messo ad opera da Bosco del Paglieta dagli sviluppi di un corner che fisserà il risultato sull'1-1. Queste le parole di Alessandro Del Grosso che con vena anche ironica parla dei 90 minuti di Paglieta. Sapevamo che trovavamo sicuramente una situazione non tranquilla, siamo arrivati qui per cercare di portare via i tre punti, non ci siamo riusciti, abbiamo preso un gol sull'unico tiro che hanno fatto e forse ci siamo un po' innervositi, ma questa è la categoria, l'allenatore loro che dovrebbe dare l'esempio come me, si mette a tirare i palloni in campo, non mi pare una cosa giusta, diciamo, ma più che altro per l'etica e non per chissà per che cosa. Poi dopo le nostre occasioni le abbiamo mancate, hanno portato via questo punto, gli lasciamo le briciole questa settimana per poi cercare di ricaricare le pile. Mi dispiace perché potevamo fare una partita importante, però questa è la prima categoria, questa è dilettanti e noi speriamo di esserci solo di passaggio per quest'anno.